4 giornate, 50 eventi, 30 ospiti, 5.000 brodetti per celebrare il piatto simbolo della tradizione marinara. Brodetto Fest, come ogni anno, accende l'estate a Fano, il 30, il 31 maggio, l'1 e il 2 giugno a Lido, sul lungomare Simonetti, con cooking show, talk show, con grandi nomi del panorama culturale italiano, abbinamenti esclusivi con i vini delle Marche, laboratori per bambini, mostre d'arte, spettacoli, concerti e tantissimo gusto. Beh, siamo giunti alla 22esima edizione, ma l'emozione è sempre nuova ed è sempre forte, perché l'impegno che Confesercenti mette nella realizzazione di questo evento è sempre tanto e impegna veramente tutto l'anno. 22esima edizione, abbiamo cercato anche quest'anno di elevare il livello qualitativo ed attrattivo della manifestazione. Avremo ben 50 eventi che si snoccioleranno nell'arco delle 4 giornate, quindi veramente ne avremo un po' per tutti i gusti. Quest'anno verrà riproposta come lo scorso anno, quindi quest'anno la seconda edizione, la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce. Saranno ben 8 le regioni in gara e ci sarà la presenza della regione vincitrice dello scorso anno, che è la Liguria, con il proprio Ciupin. Le 8 regioni verranno giudicate da una giuria popolare e tecnica. Quest'anno avremo una collaborazione con la rivista Italia Tavola e tra la giuria tecnica avremo il suo direttore Alberto Lupini e decreteranno il miglior brodetto zuppa di pesce. Ma il brodetto non è solo un'iniziativa gastronomica, è molto di più. È una promozione del territorio. Confesercenti, stando al fianco dei propri associati e creando eventi volti comunque a tentare di creare nuove economie per il territorio, deve per forza passare tramite la valorizzazione dei prodotti tipici, e in questo caso con il brodetto Fest, il brodetto fanese, la valorizzazione è proprio del tutto il comparto della marineria. Ma non sarà solo l'occasione di parlare di gastronomia, ma anche di problemi della pesca, dei problemi del mare, e ci saranno anche tante altre iniziative. Ci saranno veramente tanti spettacoli, ci saranno spettacoli, dei talk proprio di approfondimento sul tema del pescato, della sostenibilità ambientale, con dei talk dedicati proprio anche ai bambini, per far sì che già da piccoli imparino la cultura, l'approfondimento, il rispetto dell'ambiente e del mare stesso. Ma avremo veramente tanti ospiti di caratura internazionale e nazionale. Avremo la prima sera, il 30 di maggio, l'attore, scenografo e regista Sergio Rubini, con un talk a lui dedicato. Avremo il giorno successivo uno spettacolo comico con l'umorista Diego Parassole. Avremo la musica, non potrà mancare la musica in questa edizione, con la cantautrice Simona Molinari, nota cantatrice italiana pop jazz, che vanta ben 2 partecipazioni al Festival di Sanremo. E l'ultimo giorno ci sarà uno spettacolo musicale con Renzo Rubino e la Sbanda, che mi dicono che sicuramente coinvolgerà tutto il pubblico presente. Con 50 eventi in 4 giorni, dal 30 al 2 maggio, il mio invito è a tutti di partecipare al Brodetto Fest 2024 in zona Lido di Fano, perché veramente ognuno troverà lo spettacolo, l'approfondimento che desidera.